E ciao ragazzi, questo è una specie di video tutorial, non so come chiamarlo, un video dove vi mostrerò un programma che secondo me molti di voi hanno cercato e magari non hanno trovato. Sto parlando di Mouse Recorder Pro, che è un programma molto carino che ci permetterà di registrare i movimenti che faremo fare alla freccina tramite il mouse. Ora vi farò vedere da che pagina di internet scaricare questo programma. Ed eccoci qui sul sito da dove io ho scaricato Mouse Recorder. Non vi preoccupate se non c'è scritto Pro 2, perché in automatico Softonic vi darà la versione più aggiornata. Comunque, adesso mostrerò brevemente come scaricare da questo sito, visto che in molti, non essendo esperti, mi chiedono nei commenti: ma come si scarica questo gioco? Ma come si scarica questo programma? Quindi lo faccio in questo video. Ok, è semplicissimo scaricare da questo sito e consiglio a tutti di scaricare programmi proprio da Softonic, perché è un sito affidabile senza virus. Comunque, per scaricare Mouse Recorder ci basterà cliccare su questa icona gigantesca dove c'è scritto Download gratis. Aspetteremo un paio di secondi. Ok, arrivati qui dovremo nuovamente cliccare su Download gratis. Aspettiamo un paio di secondi e si avvierà il download del programma, che sarebbe Softonic Downloader per Mouse Recorder. Io ci ho scritto tra parentesi 1 perché l'avevo già scaricato in precedenza. Comunque, una volta scaricato il programma, cosa dobbiamo fare? Clicchiamo su Softonic Downloader, si aprirà una finestra dove ci verrà chiesto di accettare i termini di Softonic. Accettando i termini, si avvierà automaticamente il download. Attenzione, nel Softonic Downloader ci verrà anche chiesto se vogliamo installare programmi di terze parti, programmi che in poche parole danno soldi per essere pubblicizzati su questo, diciamo, downloader. Quindi, se volete, potete accettare i termini di scaricamento di quel programma aggiuntivo oppure potrete semplicemente declinare. Io consiglio sempre di declinare perché sulla fine sono solo programmi demo quelli. Comunque, una volta che avremo accettato che il programma Softonic Downloader avrà scaricato Mouse Recorder, si aprirà automaticamente la finestra di installazione del programma. Lì accetteremo i termini, faremo avanti, il programma si installerà e potremo finalmente utilizzare Mouse Recorder Pro 2. Ora vi mostro brevemente le funzionalità base di questo programma. Ok, ed eccoci qui sul mio desktop, ho già aperto il programma. Il programma, una volta da noi aperto, si presenterà così. Adesso vi spiego brevemente cosa sono queste icone. Allora, l'icona New serve per sovrascrivere la registrazione che abbiamo fatto in precedenza. Quindi, se non l'abbiamo salvata, andrà persa. Record serve per registrare i movimenti del mouse, Play per riprodurli, Save per salvarli e Load per caricare i movimenti da noi salvati prima. Tutto semplicissimo, non ci vuole niente per capire. Comunque, adesso vi mostro brevemente come registrare e come far partire il programma. Così vedete anche che non è una bufala. Poi ve lo garantisco io, sono Creo93, dai, vi dovete fidare almeno chi è iscritto. Allora, clicchiamo su record, facciamo proprio delle puttanatine semplici semplici, ad esempio una cosa così, poi una cosa così. Poi apriamo questa cartella, la chiudiamo. Apriamo questa immagine, sperando che si apre. Ok, si è aperta. Poi facciamo ancora una puttanatina così e concludiamo la registrazione. Stop. Ovviamente potremmo registrare, mi sembra, illimitatamente, cioè se facciamo una cosa da 5 ore, dopo il programma riproducerà 5 ore di movimenti di mouse. Avverto già subito, così magari non fate la cavolata che avevo fatto io all'inizio, non conoscendo questo programma. Cioè è questa: se noi facciamo partire la registrazione da noi fatta prima, non potremo assolutamente usare il mouse perché la freccina farà tipo così. Allora non riusciamo proprio a utilizzarla. Quindi dovete essere sicuri che la registrazione che avete fatto sia fatta bene e poi che non dovete fare altro nel frattempo. Non è che potete fare due cose alla volta. Comunque, adesso clicco su play così vedete che il programma riproduce fedelmente quello che ho fatto io prima. Sempre se non cambio le cose sul desktop, perché se noi mettiamo altre cose sul desktop, lui cliccherà magari sopra quella cosa e tutto cambia. Comunque, se noi lasciamo tutto come era prima, non succede nulla di brutto. Allora, clicchiamo su play prima che faccio 3 ore di video. Play.
Vedete qua, guardate, sta facendo le cose che facevo prima. Non è un montaggio, ve lo assicuro. Ok, perfetto proprio. Vediamo un po' se qua è più lento o no. Più veloce di prima. Vedete che io sono rimasto lì come un pirla. Ok. Ah, si stoppa anche da solo. Fatto. Finito qui. Comunque, avete visto che questo programma qua funziona benissimo. Se avete qualche domanda, fatela pure sotto nei commenti. E basta. Se avete qualche problema, chiedetemi se posso rispondervi, cioè se posso, non è che non posso, io rispondo quasi sempre. Comunque, se ne so qualcosa sul programma, cercherò di aiutarvi. Ma credo che a tutti filerà liscio come l'olio, anche perché è un programma semplicissimo da fare. E diversamente basta per questo video tutorial o quel che è tutto. Ciao e ai prossimi video. Ciao ragazzi!